Ciao ragazzi e becca andiamo! Oggi siamo all'isola d'Elba, nella bellissima spiaggia di Sant'Andrea. Prego di visionare il video con accurata finezza. Ciao belli! Arrivati alla spiaggia di Sant'Andrea ci sono dei piccoli camminamenti che hanno fatto, penso, il comune o chi per esso. Poi vi consigliamo di venire alla Biodola, che c'è un panorama e una spiaggia bellissima. La Biodola. Bellissima. Peccato che abbiamo trovato il cancello chiuso, perché sennò qui c'è una caverna che vi porta dall'altra parte dello scoglio, questo enorme, dove c'è la cala. E poi ci sono le ghiaie da visitare assolutamente, soprattutto per l'acqua azzurra, guardate qua. Ovviamente vabbè, ci sono i ciottoli, quindi scarpettine, ma acqua limpidissima, bellissima. Camminando giù di là poi arrivate alla Padulella, golfo di Viticcio. Anche qua dovete venire a vederlo perché ha delle coste che meritano. Incastonato in una bellissima cala, adesso scendiamo e vediamo. Ma che bello! Ora si segue il sentiero, bellissimo. Figo. Allora si segue il sentiero, mare. Quindi vediamo dove arriviamo. Spettacolo, ste robe qua incastonate nella parete. E poi, fino ad arrivare al baretto, seguiamo sempre il sentiero. Spettacolo. Ma che roba? Minchia! Scusatemi, bip. Io direi mare, assolutamente mare. Tacche. Perché andiamo? Bella lì. Oh, mi raccomando, raga, scampanellate con like e iscrivetevi e non perdetevi le avventure, perché tra un po' ci sarà un nuovo evento nella mia vita che sarà molto significativo e spero di condividerlo con voi. Ciao! Allora, abbiamo lasciato i pescatori, una zona per pescare là a San Giovanni di fronte a noi, che è vicino al parco Portoferraio. Ve lo consiglio perché ci sta, almeno pescate qualcosa se vi piace pescare come me. L'altro giorno, come avete visto poi anche dal video, ho pescato una bella murena, tanta roba, 2 kg di murena. Ovviamente l'ho ributtata dentro perché mi ha dato pure da lavorare per slamarla e happiness. Va bene. Allora raga, mi raccomando, se venite qua ad alloggiare o in camper o con la vostra maggiolina, il vostro van, mi raccomando, lasciateci qualche commento, così almeno io e mia moglie lo vediamo. Ciao, alla prossima. Ciao ciao ciao.